Avete perso molto sangue. Non è. È rosso. Sì, il vostro sangue è rosso. Come quello di tutti gli altri. Ho la bocca secca. Ecco. Provate a girarvi. Sono arrabbiato con voi. Dovrei picchiarvi un'altra volta. Se avessi un po' di cervello, vi lascerei qui e vi farei divorare dai lupi. E perché non lo fate? Ho ancora sete. Il lago è tutto vostro. Su, venite. Il vostro sangue non è blu, ma coagula rapidamente. Privilegio di donna. Mio fratello non ha questa fortuna. Lo so. Lo sa tutto il mondo. La maledizione degli zar e dei re. Non di tutti. Bevete. Così recuperate il sangue perduto. Vi siete comportato male con me. Sì. Vi siete comportato male. Però ve ne sono molto grata. Siete tanto. Tanto bella. Sono bella. Così. Sembro una mendicante. No, no. Una regina. Così vestono le regine di questi giorni. Come mendicanti. Voi siete buono. Come vi chiamate? Boris. Mi piacciono i vostri occhi. Sono triste. Però nonostante tutto sorridono. È strano che la tristezza possa sorridere. Dio mio. Esiste ancora la tenerezza. Qualcuno mi ama. C'è ancora chi mi vuole bene. No, non fate così. Sono sporca. Sono tutta sporca. Non ti importa? No. Vorrei essere felice. E vorrei che anche tu lo fossi. No, 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 no. No, no, mia duchessa.
No, mia piccola bambina, non piangere. Vorrei essere felice. Non lo sei. Non posso. Non posso. Perché? Perché non è il momento di esserlo. Credi che si possa essere felici e infelici allo stesso tempo? È un miracolo. Però si può essere felici e infelici allo stesso tempo. Sei ferito? No. È il sangue del soldato che ho ucciso. Ti rendi conto che è male amarmi? Quello che mi disgusta è la parola assassinati. Io avevo dato ordine di dire giustiziati. Ma voi sapete come si deformano le notizie passando di bocca in bocca. Stanno annunciando il nostro assassino. Se ho capito bene. Sta quindi per diventare una realtà. Ancora non ci ho pensato. Non so cosa convenga alla patria. Povera patria. Questo è grave. Fare una cosa senza sapere se è bene o se è male. Credete che qualcuno pagherebbe per veder morire gli zar? No, non qualcuno. Tutta la Russia. Ma dove potremmo sistemare tutta la Russia? Ci vorrebbe un teatro tanto grande come l'Ucraina. No? No. Più grande ancora. Perché sono molti quelli che pagherebbero per vedere uno spettacolo così bello. Continuate pure, ufficiale. Più ci denigrate mentre siamo in vita e più nobiliterete la nostra morte. Ormai non soffro più. Sono arrivata al limite oltre il quale non si soffre più. È inutile che vi sforziate.
Si può sempre soffrire di più. Nessuno conosce i propri limiti. I miei figli sono già morti. Vedete come si può soffrire di più? Voi non conoscete i vostri limiti, signora. Perché negarlo? Finché non si perde la ragione, si può sempre soffrire un po' di più. Non si finisce mai di conoscere i propri simili. Eppure voi ed io. E voi. Siamo nati tutti sotto lo stesso cielo. Però voi in culle d'oro ricoperte di zibellino. Non fraintendetemi. Io non vi invidio. Nemmeno noi invidiamo voi, soldato. Voi entrerete nella storia ricoperto di vergogna. E ancora avete una lunga strada da percorrere. La nostra è corta. Come lo sapete? Lo so. Parlate. Come lo sapete? Sono chiaroveggente. Avete dimenticato la sua amicizia con gli stregoni? È vero, non lo ricordiamo. Però non avete imparato nessuna magia, no? Ho imparato molto più di quanto crediate. Molto di più. Vi ho mandato a chiamare per annunciarvi. No. Non sto per annunciarvi la morte. Questa vi coglierà di sorpresa. Per adesso cambierete solo alloggio. E io vi perderò di vista. Possiamo sperare in tanto piacere. Chi lo sa, signore? Chissà quali altre sorprese vi aspettano. E chi vi dice che un giorno non mi ricordiate con simpatia. Vostra Altezza dovrebbe finire di vestirsi. Sapete che vostra madre è molto severa al riguardo. Anushka! Anushka! Dov'è tuo fratello? No. Devi armonizzare le note con più sicurezza. Non lasciare che ti scappi. Ricomincia di nuovo. Ho suonato tutto il giorno. Sono stanca. Prova ancora un po'. Sai quanto mi piace Chopin. A te non si può chiedere niente. Sei troppo ribelle e superba. Sono come mi avete educato.
È quello che spero, cara. Sei stata educata per essere una duchessa. Io mi aspetto tanto dai miei figli. Che ti aspetti da me? Che tu viva con dignità. E questo vale anche per i tuoi fratelli. Voglio che siate intelligenti, colti. E soprattutto che coltiviate lo spirito. Sei una prescelta, Anushka. Sei nata con dei privilegi. E questo comporta molti obblighi, cara. Dobbiamo dare l'esempio. Dobbiamo dare l'esempio. Ti ho portato questi vestiti, così passerai inosservata. Mettiti lì. Non fare rumore, cambiati. Sta zitto. Non vedi che sono con mia madre? Non ti hanno insegnato a non entrare nelle mie stanze senza chiedere il permesso? È una mancanza grave. E ricorda che sei solamente un servo. Sì. E tu una serva liberata. Metti questa roba. Io sono la duchessa Anastasia, figlia dello zar Nicola II e della zarina Alessandra di Russia. E regina per diritto naturale. Perché sei bella. Metti questo. È puzzolente. Devi metterlo. No. Non fare i capricci. No, è puzzolente. Anche i miei puzzano, ma è così che deve essere. Li hanno indossati dei servi. Io voglio il mio vestito di lino bianco con il ciangallo. E la mia cappa di volpi bianche. E i miei stivali importati dalla Francia. Voglio fare un giro in macchina. Ne abbiamo tre. Una di mio padre, lo zar. Una di mia madre. E una per noi altri. Abbiamo degli autisti che guidano con prudenza. Con molta prudenza. Perché mio fratello è emofiliaco. E sarebbe pericoloso se avesse un incidente. Potrebbe morire se solo si pungesse con uno spillo. Noi altre, le figlie dello zar, siamo privilegiate per il fatto di essere donne. Oh mio Dio. Anastasia. Non mi toccare. Posso farti frustare, lo sai? Sì. Sì, fammi frustare. Posso ordinare che ti frustino? O posso farlo io stessa? Anastasia! Babushka! Babushka, dove sei? Qui, angelo mio. Sono qui. Ordina che frustino questo servo insolente. Ha osato toccarmi. Anastasia, ti prego, torna in te. Babushka! Babushka! Babushka, dove sei? Ti prego, calmati. Calmati, Anastasia, calmati. Calmati. Lasciami stare. Mi sta
aspetta la mia maestra di danza. Noi donne dobbiamo prepararci alla vita sociale e gli uomini alla diplomazia. A me è riservata una vita di grande responsabilità. Così dice mia madre. Anche se è difficile che io possa regnare, salvo naturalmente che io mi sposi con l'erede di un trono lontano. Sono qui. Di che ridete? È bello sentire ridere. Noi altri siamo così sentimentali. È l'animo russo. Noi mescoliamo il riso con il pianto. Anche se mia madre afferma il contrario. Lei ci ha educato come si educa la gente in Francia. Noi altri siamo sentimentali e piangiamo facilmente. Per ora voglio ridere. Vado a raggiungere i miei fratelli. Aspettatemi! A che state giocando? Angelo mio. Che freddo che fa. Ma perché fa tanto freddo qui? E pensare che dall'altra parte del mondo c'è la luce del sole. E questa luce risplende durante il giorno. E quando è notte, accendono una grande lampada che illumina come se fosse giorno. Tu riesci a immaginarlo? Io non posso. È come una magia. Basta schiacciare un pulsante e compare la luce e la notte si trasforma in giorno. Mio padre preferisce la luce delle candele. Non crede nelle invenzioni moderne. Tuo padre? Allora ricordi chi sei? No. Sì, 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 che lo ricordi. Perché vuoi mentirmi? Hai detto che tuo padre non crede nelle invenzioni moderne. Tu parlavi dello zar. No. Non so di chi parlavo. Non so chi sono.
Anastasia. Anastasia. Dobbiamo andarcene subito, prima che ci scoprano. Qualcuno potrebbe denunciarci. Ci stanno addosso come avvoltoi. Seguiranno le nostre tracce. Hanno dato ordini precisi. Chiunque abbia dei sospetti deve comunicarli. Andiamocene da qui prima che sia troppo tardi. Mettiti questo, presto. Non voglio muovermi da qui. Accendi il fuoco. Non si può, il fumo del camino potrebbe tradirci. È sempre notte in questo paese. Non c'è giustizia qui. In questo mondo, volevo dire. Ma perché dall'altra parte del mondo c'è luce e sole e qui c'è solo neve e notte? Chi sei tu? Se tu non sai chi sei, neanch'io voglio sapere chi sono. Perdiamoci insieme. Viviamo senza memoria. Mia madre dice che non c'è soluzione. Mi educa. Ma per me non c'è soluzione. La mia maestra di danza, il mio maestro di piano, la mia maestra di inglese e francese, tutti si lagnano. Dicono che non presto attenzione. Mio padre dice che è l'età. Tuo padre? L'età. L'età. Perdo il tempo. Mi distraggo facilmente. Parlami. Parlami di tuo padre. Hai fratelli? Ho tanto freddo. Sì, 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 sì. Avanti, avanti, metti questo. No! Viene da Parigi. Guarda. Guarda com'è ridotto. Dio mio. Dio mio, che mi succede? Lascia che ti protegga. Accendi il fuoco. Accendi anche la luce. Ci sono i candelabri. Basta schiacciare un pulsante. E la notte si trasforma in giorno. Basta schiacciare un pulsante. Come è ritratto la Russia. No. Non piangere. Non mi piace veder piangere la gente.
piangere. Per favore, ti prego, non piangere. Così farei piangere anche me. Oggi ti farà male. Mi fai male. Fammi male se questo ti consola. I tuoi vestiti puzzano. Tu mi piaci, però i tuoi vestiti puzzano. Sì, è vero, devono puzzare anche i tuoi. Tu devi cambiare aspetto, perché guardandoti chi può dubitare che sei un angelo? Guarda le tue mani. Non hanno fatto altro che disporre fiori, suonare il piano. Piccola mia, dolce creatura, come riuscire a farti passare inosservata? Dubito che ci sia rimasto qualcosa di valore. Entriamo a dare un'occhiata. Tu vai dall'altra parte. E come avevo detto, niente. Legna da ardere. Un mucchio di rifiuti. Frigorin! Tu hai trovato qualcosa? Io ho trovato un piano schifoso. Stiamo perdendo tempo. Ma forse no. Forse, dopo tutto, non stiamo perdendo tempo. Guarda cosa ho trovato, Trigori! Un servo con un bottino favoloso. Tu vali più di un tesoro. Sì, signore, sono sicuro che vali più di una collana d'oro. Chi sei tu? Io sono la duchessa Anastasia. Trigorin, dobbiamo festeggiare. Ho trovato il tesoro che cercavamo. Un baule pieno di pietre preziose e lingotti d'oro. Nicola, siamo giunti alla fine. Forse no. Forse è tutto il contrario. Figli miei, vita mia. I miei figli. I miei adorati figli. Ora siamo insieme. Non dovrete piangere.
Non dovete avere paura. Ancora lo stesso incubo. Calmatevi, cara. Calmatevi. Oh. Siete tutta sudata, cara. E avete la febbre. Sono morti. Chi? Sono morti. Chi sono morti? Tutti. Sono Anastasia. Sono Anastasia. Lo so, Clara, lo so. E i vostri genitori sono gli zar di tutte le Russie. Sono morti. Lo sappiamo. Però voi siete viva. E un giorno potrete reclamare il diritto di regnare sulla vostra patria. Cos'è questo? Dove ci troviamo? Questo è un ospedale. Un manicomio. Allora sono pazza. Sono pazza. Sono Anastasia. Figlia di Nicola II. E di Alessandra di Russia. E ho il diritto di... Certo che l'avete. Certo che l'avete. È molto agitata. Lo stesso sogno di sempre? Sì, dottore. Sempre lo stesso incubo. Sono arrivate due persone dalla Francia. Sono qui per identificarvi. Sono due nobili della corte degli zar. Fanno parte del governo in esilio e sognano di ricostruire la Russia imperiale. Vogliono sapere se voi siete veramente la duchessa Anastasia. Dovrei sottopormi a un esame. Dubitano della mia parola. Solo perché sono in un manicomio.
credono pazza. Ero Anastasia. Adesso sono quella che vedete. Io vedo solo una ragazza molto bella. Dottore, aiutatemi. Sono solo una donna senza giudizio che dice di essere figlia dello zar. Aiutatemi. Che volete che faccia? Permettetemi di vestirmi come prima. Di pettinarmi come prima. Ma non ha alcuna importanza. Per me ne ha. Questi vestiti sono da malata. Non mi conferiscono dignità. L'abito distingue una persona. Voi mi mettete quel camice bianco e siete il medico che mi cura. Senza potreste essere Boris, per esempio. Tante cose. Tante. Boris. Babushka. Babushka. Babushka, dove? Dove sei? Nessuno conosce i miei gusti meglio della mia vecchia babushka. Nessuno ha le mani più dolci e più materne, nonostante la loro ruvidezza. Avete i capelli d'oro. Lo sapevate? Me lo diceva sempre mio padre. Ho i suoi stessi occhi, sapete? Però il sorriso è di mia madre. E anche le mie mani. Le univamo così. Ed erano l'una identica all'altra. Che dolore. Pensare che adesso
si starà decomponendo in una tomba. Ci mette molto per decomporsi la carne umana. Se fate delle domande orribili, otterrete delle risposte orribili. Pensate che adesso ve ne andrete con due signori che vi porteranno lontano. Nel paese del sole e della luce. Finalmente, almeno uno dei miei sogni si avvera. Però prima devo superare questo esame. Cosa temete? Che non mi riconoscano. Vi hanno vista un anno fa. Vi riconosceranno. E se io fossi cambiata? Alla vostra età non si cambia. E se avessero cattiva memoria? O cattiva volontà? E allora perché si sarebbero disturbati a venire fin qui? E se avessero cattive intenzioni? Che volete dire? Se fossero venuti a ammazzarmi. Oh, no, non dovete pensarlo. E se mi rinnegassero solo per interessi che adesso non conosco? Supponiamo che non vogliano riconoscermi. Perché fare una cosa simile? Sono Anastasia. Siete pronta? Come sto? Sembro una duchessa Anastasia. Nessuno potrebbe metterlo in dubbio. Che vengano allora. Avanti, signori.